Simone Tangini, stagione appena finita praticamente per l'Atletico CIEC, ma già è tempo di pensare al futuro con tutte queste riconferme per quanto riguarda la vostra squadra. Siamo contentissimi di tutte le riconferme, vuol dire che abbiamo lavorato abbastanza bene e già pensiamo alla prossima stagione. Quindi sta andando questa situazione, sta procedendo, sarà molto più tranquilla adesso la situazione visto che tutti questi ragazzi hanno deciso di abbracciare ancora il progetto dell'Atletico. Poche parole, diciamo che il nostro mercato è quasi completato con le nostre riconferme, quindi passeremo un'estate molto tranquilla. Siamo abituati a vedere tanti sconvolgimenti, questa volta diciamo che il gruppo avete costruito l'anno scorso strada facendo, quindi non avete tanto da cambiare, forse un paio di aggiunte da fare, però per il resto ci siamo. Guardi, io guardo solo a casa nostra, sono contento delle nostre riconferme, quello che succede nelle altre squadre civecchie sinceramente non ho proprio tempo di pensarci. Si sente già la febbre la prossima stagione? Si sente già la febbre da campo? Bisognerà ancora aspettare qualche mese prima di tornare a giocare. No, ci prendiamo il meritato riposo, poi a agosto ritorneremo sul campo con il sorriso. Danilo Di Pietro, Diego Matteo, che conosciamo, solamente non appaiono nei nostri microfoni, questa volta noi ce l'abbiamo incastrati. Danilo Di Pietro, come va? Questi giocatori intanto hanno riconfermato la prossima stagione, quindi segno che si riparte nel segno di quello che è accaduto nella scorsa con questo gruppo, questa ossatura che c'è presente. Siamo contenti che l'interaiatura è rimasta la stessa, c'è stata la conferma dei giocatori più rappresentativi e quindi speriamo adesso di lavorare sul mercato, trovare qualche altro tassello che naturalmente dal 1° luglio comunicheremo per una questione di correttezza. Per il resto la squadra è fatta, insomma, non credo che ci sarà bisogno di puntellare più di tanto, ecco. Sì, forse un paio di ingressi nuovi, però per il resto diciamo che già la base c'era. Quest'anno eravamo in 19, credo che per il prossimo anno sarà riconfermato quasi lo stesso numero, sono 18-17, però ci sarà qualche ragazzo che andrà via, soprattutto quelli che per problemi di lavoro poi non sono potuti essere presenti dalla metà del campionato in poi, li andremo a sostituire degnamente. Mister Diego Matteo, abbiamo visto impegnato già in questa partitella, segno che la febbre da campo c'è sempre. Sì, la voglia c'è sempre e colgo l'occasione per ringraziare tutti i ragazzi che veramente ci hanno dato grosse soddisfazioni quest'anno, perché si era partiti diciamo sottotono e dopo invece abbiamo recuperato veramente alla grande, anche facendo una finale di Coppa Italia, diciamo non sfigurando davanti a gente che fa categoria superiore. Spero che si aggiunga anche qualche altro pezzo, che noi se lo prendiamo lo diremo solamente all'inizio dell'anno a cose fatte, perché il gruppo c'è e l'intelaiatura è buona, lo abbiamo dimostrato quest'anno, e anche se faremo una categoria superiore credo che ce la possiamo lottare e battere con tutti. Quindi c'è da vedere se sarà serie C2 o serie D, comunque sia serie pronti eventualmente dovesse essere C2. Sì, io credo che con il mister Tangini, che permettimelo di dire è una categoria superiore, perché è veramente bravo, infatti colgo l'occasione per fargli anche i complimenti di come ha lavorato. Non dovremmo avere grossi problemi, perché che sia D che sia C2, ripeto, abbiamo un ottimo gruppo che ci porteremo dietro e continueremo a fare bene. Diego Matteo sarà ancora la vice allenatore di Simone Tangini, ma c'è un nuovo ruolo che si sta per trovare per quanto riguarda Danilo Di Pietro. Ci dicono che dovrebbe essere direttore sportivo di questa realtà, è vero? Ma dovrebbe essere vero, però insomma non sono avvezzo alle telecamere io, ai titoli sui giornali, quindi però diciamo che questi ragazzi lo meritano, questa società lo merita, dopo che mi ha visto per 11 anni, ho fatto 11 campionati in questa società, quest'anno il 12esimo, quindi lo faccio soprattutto per, ecco, questa lunga storia che ci ha unito, insomma, questi colori giallo-blu. Una storia che abbiamo provato a raccontare durante la stagione, anche grazie al sostegno di Danilo, che ogni volta sabato mattina ci informava con quello che è accaduto venerdì sera per le partite. Poi abbiamo anche ringraziato perché nei giorni scorsi abbiamo dato notizia della classifica marcatori di questa squadra, quindi segno che l'appartenenza c'è anche riguardo questi dati. Con Leone è stato capocannoniere, poi visto Maggi ha fatto tanti gol anche lui, quindi si riparte anche da questo, dal segno dei numeri, che può dare una ulteriore spinta a questi ragazzi. Su Damiano Leone e Patrizio Maggi non c'è da aggiungere niente, insomma sono giocatori che di categoria superiore. La vera escalation l'ha fatta Michele Notarnicola con 25 gol, con 2 mesi che non ha mai giocato, con i vari infortuni che ha avuto tra ginocchio, schiena, quindi 25 gol
in un campionato che tutti pensavano fosse un campionato facile, e come si suol dire la Serie D è sempre la Serie D, invece io quest'anno ho incontrato, ho visto delle squadre veramente attrezzate con società alle spalle, veramente non me l'aspettavo, credevo anch'io che non potesse succedere che un campionato così importante avesse questo spessore, proprio mi ha fatto veramente piacere.